Quello che è successo in consiglio comunale è estremamente grave. I consiglieri comunali hanno abbandonato l'aula facendo mancare il numero legale e in particolare 3 della maggioranza, impedendo anche una discussione e un confronto su un tema vitale che è quello della localizzazione di un impianto di GNL liquido all'interno del porto di Brindisi. Perché noi, l'abbiamo detto nella delibera di giunta, l'ho detto nel mio intervento, non abbiamo messo in discussione astrattamente un impianto, abbiamo messo in discussione il luogo dell'impianto. Si può realizzare l'impianto in un altro luogo all'interno del porto di Brindisi. Certo, costa di più per Edison, evidentemente qualcuno ha preso queste ragioni. Ora, noi non ci facciamo assolutamente ricattare da nessuno, questa rimane la nostra posizione, è la posizione che abbiamo ribadito in giunta e verrà trasmessa al Ministero, è la posizione che ho ribadito al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale mi ha assicurato che senza un accordo col Comune non ci sarà un'intesa Stato-Regione. Quindi nessuno pone sotto ricatto questa giunta, noi andiamo avanti e poi ci sarà una verifica anche politica con chi si è assunto la responsabilità di non esprimersi in Consiglio Comunale.